Ciao bambini! Ciao amici! Oggi racconteremo la storia del vigile urbano. Come ogni mattina, il vigile urbano è al lavoro per dirigere il traffico. Con il suo fischietto, dà gli ordini agli automobilisti e ai pedoni per far andare tutto bene. Biciclette, motorini e automobili circolano senza problemi, rispettando il proprio turno, guidati dal fischietto del vigile. Così i pedoni possono camminare sicuri e tutti possono andare tranquillamente al lavoro e a scuola. Ad un tratto arriva un vento forte e dispettoso che, facendo entrare alcuni sassolini nel fischietto di Urbano, gli fa cambiare il suono. Il vigile fischia, ma il suo fischio è strano, assomiglia al verso di un animale e così richiama tanti uccellini che si posano sul cappello, sulla spalla e sulla braccia di Urbano. Intanto il traffico va in confusione, nessuno sa cosa fare, è proprio tutto bloccato. Una gazza ladra, rimasta sola perché tutti gli uccellini sono andati da Urbano, cerca di risolvere il problema. Volando, va nella caserma dei vigili, dove subito è attratta da un luccichio. È un fischietto nuovo. Col becco lo porta ad Urbano. Questo sì che funziona, dice lui tutto contento. Finalmente così può tornare a mettere ordine nel traffico, mentre la gazza torna a volare con gli uccellini e non è più sola. Ciao bambini! Ciao amici! Il camion, tram, la bici col cestino.